È proprio il tema del blocco dei licenziamenti al centro del dibattito tra PD e 5 Stelle, mentre il Senato approva il disegno di legge per l'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione. Barbara Romano. Con il decreto sostegni bis sembrava che la maggioranza avesse trovato un'intesa sullo stop ai licenziamenti, che invece continua ad alimentare il dibattito. Il PD è per un'uscita graduale dal blocco. Bisogna essere selettivi, ribadisce Letta, ma la priorità per i Dem è tutelare i lavoratori e le persone deboli. L'economia è in ripresa, ma molti settori sono ancora in crisi. Noi abbiamo il dovere di proteggere i lavoratori di quei settori. Per questo il Partito Democratico è a favore di un'uscita più graduale dal blocco dei licenziamenti. Letta poi attacca Salvini sulla federazione di centrodestra. Tenta di farsi degli anabolizzanti per resistere al sorpasso della Meloni. Nei 5 Stelle Conte parla da leader, prepara l'assemblea di investitura e propone alla maggioranza un tavolo per riformare la Costituzione. Sul lavoro il movimento spinge per la proroga del blocco dei licenziamenti e rilancia uno dei suoi cavalli di battaglia nel giorno in cui il Senato approva il disegno di legge che inserisce la tutela dell'ambiente in Costituzione. Tutelare gli ecosistemi e la biodiversità significa tutelare la salute. La transizione ecologica voluta dal Movimento 5 Stelle è un fatto innanzitutto culturale che però ha un rilevantissimo impatto sulla società. Su posizioni opposte Italia Viva, che non vede di buon occhio la proroga dello stop ai licenziamenti. Più che sbloccare i licenziamenti dobbiamo sbloccare le assunzioni e per farlo dobbiamo tornare rapidamente alla normalità. Chi perde il lavoro va sostenuto economicamente dallo Stato, è formato e riconvertito a un altro lavoro. Si chiamano politiche attive per il lavoro. In Italia purtroppo conosciamo solo le passive. Oggi il centrodestra riunisce i vertici per la scelta dei candidati alle prossime amministrative. Intanto